Oh, remember those walls of filth? Well, baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. Ciao a tutti amici, io sono Giuliana del blog Book Special e sono qui per aiutare Anita in questa bella iniziativa che si è inventata qualche giorno fa. E per cercare di trascinare nel nostro mondo nuovi adepti. Allora, quale modo migliore per invogliarvi alla lettura con la nostra personale esperienza? Dunque, io leggo per tanti motivi, però forse quelli sostanziali sono due. Il primo è che io leggo perché molti libri rispecchiano il mio stato d'animo in quel dato momento, quindi molti libri io li scelgo istintivamente e molti libri mi aiutano anche a magari cambiare uno stato morale che non è ottimale in quel momento. E leggo perché leggo da sempre, quindi è una passione forse quasi innata, è una passione per la quale devo ringraziare tantissimo la mia mamma che nelle estati, quando andavo ancora a scuola, mi suggeriva dei titoli e senza essere troppo invasiva, semplicemente mi suggeriva dei titoli e mi lasciava la scelta e la possibilità di condividere quello che magari lei aveva letto da poco. E forse la mia passione per i classici viene proprio da quelle belle estati. Io leggo anche perché considero la lettura un investimento. Un investimento per rimpolpare anzitutto il bagaglio lessicale, perché quando non si va più a scuola non c'è più il professore che cerca di curare il tuo aspetto linguistico e poi è anche un investimento dal punto di vista culturale, perché leggendo autori che magari non fanno parte della nostra epoca o della nostra nazione, ti aiutano a conoscere delle culture completamente diverse dalle nostre e magari visitare mentalmente quelli che sono i posti che magari materialmente e fisicamente non faremo mai. E leggere è qualcosa di assolutamente personale, è una cosa che va provata e non va bollata dall'esterno, è qualcosa che deve assolutamente essere affrontata una volta, almeno una volta nella vita. Quindi il mio consiglio è quello di prendere un libro a caso, anche istintivamente, di leggerne la trama e lasciarsi trasportare. Provarlo anche solo una volta, magari ci piace o magari rafforza la nostra convinzione a non leggere mai più, però almeno ci abbiamo provato. Quindi buone letture e alla prossima!